Buongiorno, benvenuti a tutti su questo nuovo appuntamento sul canale YouTube del Sistema Bibliotecario del Comune di Fanno, un appuntamento oggi dedicato agli Open Data. La data del 6 di marzo non è casuale, tutt'altro, proprio perché oggi è l'Open Data Day, che in qualche modo è un appuntamento, una festa dei dati aperti che viene organizzata ogni anno a livello mondiale. Quest'anno per la decima volta gruppi di tutto il mondo contemporaneamente stanno creando eventi di carattere locale come il nostro, in cui useremo dati aperti per le nostre comunità e cercheremo in qualche modo anche di promuovere una riflessione collettiva sull'utilizzo, sull'opportunità dell'utilizzo degli open data, dei dati aperti e di incoraggiarne anche l'adozione in maniera sempre più decisa e strategica, mi permetto di aggiungere, per governi, per imprese, per società civile e da amministratore del Comune di Fanno aggiungo anche degli enti locali che sono probabilmente tra quei soggetti, penso in particolare a come è strutturato anche geograficamente, come articolazione di servizi, il nostro paese, sono quelle istituzioni, quei soggetti istituzionali più di prossimità per le comunità, per i cittadini, che avrebbero bisogno di un fortissimo investimento finanziario e politico sugli open data, che invece continuano ad essere molto spesso un elemento di arretratezza, se non di fragilità, per queste istituzioni. Anche con un divario che si sta accrescendo nel corso degli anni rispetto anche alla distribuzione geografica di questo investimento che purtroppo ad oggi non è coordinato a livello di enti locali. Ecco, di questo e anche di altri elementi, anche di carattere politico in senso lato, oggi proveremo a parlare perché chiaramente quando parliamo di dati aperti, di open data, parliamo anche necessariamente di concetti come partecipazione, come democrazia, come trasparenza, che chiamano in causa non solo, come dire, il buon funzionamento delle infrastrutture immateriali, ma chiamano in causa anche la qualità della vita, anche civile e democratica, delle nostre comunità e dei nostri paesi. Proveremo a farlo con questo appuntamento che nasce peraltro da una felice collaborazione tra il Comune di Fano, l'assessorato alle biblioteche, quindi l'intero sistema bibliotecario del nostro comune, insieme ad ANAI, quindi l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, e l'AIB Sezione Marche. Affronteremo gli open data e le riflessioni che ovviamente, come anticipavo, porta con sé questa tematica con Simone Aliprandi e Pierluigi Feliciati. Simone Aliprandi è avvocato e formatore nel campo del diritto d'autore e nel diritto della comunicazione e delle nuove tecnologie. Pierluigi Feliciati invece è docente universitario presso l'Università di Macerata, socio ANAI e anche, diciamo così, un prezioso compagno di viaggio per il nostro sistema bibliotecario. Io ringrazio entrambi per aver raccolto l'invito alla collaborazione e per la disponibilità con cui hanno risposto chiaramente a questo nostro appuntamento e lascerei la parola proprio a Pierluigi per iniziare questo dialogo e accompagnarci nelle riflessioni di questa mattina. Molte grazie Assessore, molte grazie Samuele. Sono molto felice questa mattina di essere qui perché l'argomento dell'apertura dei dati è un argomento, appunto, come ben sottolineavi, centrale nella società contemporanea in cui i dati sono strumento di decisione, sono strumento che condiziona le politiche, condiziona le decisioni, che mette a disposizione delle imprese, mette a disposizione dei cittadini, delle associazioni. Una base per informare, l'informazione. Diciamo sempre che siamo nella società dell'informazione, poi questa informazione viene un po' come dire, veicolata attraverso dei canali molto controllati. Io non voglio dire altro perché io oggi svolgerò il ruolo di moderatore, di attivatore, diciamo, dei temi, perché abbiamo la fortuna di avere questa mattina con noi, insomma, uno dei massimi esperti, se non il massimo esperto di diritto d'autore, di apertura dell'informazione, di licenze,
relative all'informazione, alle pubblicazioni, eccetera, che è appunto Simone Aliprandi. Quindi buongiorno Simone, siamo davvero molto felici di averti qui con noi. Io inizierei dall'inizio, di che cosa stiamo parlando? Adesso abbiamo così con Samuele abbiamo semplicemente detto quanto sono importanti, ma dobbiamo dire di che cosa stiamo parlando. Che cosa sono questi open data? Perché sono importanti? In realtà l'introduzione di Samuele, che ringrazio, è assolutamente opportuna perché ci mette già sulla strada giusta, perché l'ha collegato con il tema dell'open government, cioè della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, no? Termine inglese, government vuol dire non strettamente governo, ma più in senso più lato amministrazione della cosa pubblica, e da quando la tecnologia lo permette, perché ovviamente è una, chiaramente tutti questi temi che, di cui parliamo, dell'openness in tutte le sue declinazioni, sono figli della rivoluzione digitale, quindi da quando la tecnologia lo permette, ovviamente l'azione della pubblica amministrazione deve esporsi maggiormente al controllo dei cittadini. Perché? Perché adesso ci sono, adesso mettere a disposizione delle informazioni, delle magari grandi masse di informazioni ai cittadini, affinché i cittadini possano verificare che la pubblica amministrazione stia gestendo la cosa pubblica in modo corretto, equilibrato, economicamente sostenibile, tutte le varie declinazioni. Lo si può fare attraverso appunto una semplice connessione in internet, l'esposizione di un dataset su un server e l'incoraggiamento attraverso licenze, che adesso è l'aspetto di cui mi occupo di più, del riutilizzo di questi dati, no? E quindi appunto, se voi cercate una definizione di open data, anche semplicemente Wikipedia o Treccani online, vedete che sempre è collegato al tema dell'open government. Poi in realtà di dati aperti si può parlare in senso ancora più generale, perché non è detto che siano dati delle pubbliche amministrazioni, possono essere anche aziende che mettono a disposizione i loro dati per mostrare il loro operato e per magari creare una community attorno al loro operato e farsi aiutare da questa community a sviluppare meglio la loro attività, a parte che poi come dire, il concetto di pubblica amministrazione e aziende negli ultimi anni si sta andando a sfumarsi, no? Perché ci sono aziende che hanno una costituzione giuridica puramente privatistica, ma che sono pubbliche, no? Grande caso, una delle sentenze più discusse in ambito di open data è quello che vede come protagonista Trenitalia, no? Quindi Trenitalia che cos'è? È una pubblica amministrazione? Tecnicamente no, però è un'azienda pubblica. E quindi niente, cioè, se vogliamo spiegare per coloro che non si sono mai affacciati a questo tema, open data altro non è che appunto la libera disponibilità dei dati. Io me ne occupo dal punto di vista giuridico, sono un legale, anche se poi, vabbè, ho anche un dottorato in società dell'informazione, che era un dottorato non strettamente giuridico, e una seconda laurea in scienze della pubblica amministrazione, quindi per questo che il tema, un tema come questo non può non interessarmi, perché incrocia tutti questi aspetti, l'aspetto giuridico per la questione delle licenze, l'aspetto dell'open government, del corretto corretta gestione della cosa pubblica in ottica di trasparenza, e l'aspetto della gestione dell'informazione, in ottica ovviamente nel senso digitale del termine, della condivisione delle informazioni attraverso la rete in formato digitale. E quindi quando noi parliamo, in generale quando parliamo di temi open, no? Open, si è iniziato a parlare di open source quando si parlava del software libero negli anni 80-90, poi di open content, di contenuti liberi, quelli rilasciati sotto licenza Creative Commons per intenderci, siamo poi arrivati agli open data nell'ultimo decennio, diciamo che il dibattito si è un po'... è iniziato alla fine del 2008-2009, in quegli anni ed è diventato centrale intorno al 2014-2015 con una serie anche di direttive europee, di leggi che hanno effettivamente cambiato molto la questione. E quando si dice open, appunto, l'openness va valutata secondo due punti di vista principali, che sono quello tecnico-informatico e quello giuridico.
Io ovviamente, avete invitato un avvocato, peggio per voi, e ovviamente mi occupo più dell'aspetto giuridico, nel senso che i miei studi, i miei libri si focalizzano sull'aspetto delle licenze, cioè un dato è open se non ha dei vincoli giuridici al suo riutilizzo, vincoli che possono derivare principalmente dall'ambito del copyright, della cosiddetta proprietà intellettuale, oppure della tutela della privacy, della tutela del trattamento dati personali, se però si tratta di dati personali, cosa che non è detto. No? Quindi iniziamo a sgombrare il campo, cioè quando parliamo di dati non è detto che si parli sempre di dati personali, i dati della, che ne so, dati meteorologici, no? Se la pressione atmosferica nel comune di Fano nell'arco del 2020 non sono dati personali, sono dei dati fisici misurati, misurabili da chiunque. E altri vincoli, sempre di carattere giuridico, possono arrivare dal diritto amministrativo. Quindi diciamo queste sono i tre incroci di cui io, diciamo, le tre fonti di diritto che io utilizzo quando faccio i miei seminari, scrivo i miei libri. Quindi principalmente l'ambito della proprietà intellettuale, che è quello da cui io provengo e a cui sono più affezionato, l'ambito della tutela della privacy e trattamento dati personali, e anche diritto amministrativo, per dargli un nome, il cosiddetto codice dell'amministrazione digitale, anche detto CAD, che nulla ha a che fare con il software CAD che utilizzano gli architetti, ma CAD in senso di codice amministrazione digitale, che è un po' la norma di riferimento per la digitalizzazione dei processi amministrativi, e nella quale ci sono appunto delle norme relative al concetto di, cioè proprio la definizione di open data secondo la legislazione italiana, e c'è la definizione di formato aperto, che è l'altro tema, di standard aperto, formato aperto, che è l'altro tema delicato che incrocia quello degli open data. E quindi diciamo questi sono i tre ambiti giuridici che possono rendere un dato open o non open, no? Se si sovrappongono tutti e tre questi vincoli, il dato è davvero poco open, no? Se abbiamo dei vincoli di proprietà intellettuale, dei vincoli di privacy, dei vincoli derivanti dal diritto amministrativo, perché c'è, che ne so, una delibera, c'è qualche... oppure, vabbè, ecco, c'è un quarto aspetto che potrebbe essere quello del segreto di Stato, segreto militare, che ogni tanto entra in gioco. Come consulente mi sono mano a mano coinvolto in un progetto in cui si parlava di dati geografici in senso generico, erano dati relativi a delle strade, però ci siamo accorti nell'analizzare i documenti d'archivio, che in questi documenti, in alcuni documenti c'erano ad esempio le buste paga dei dipendenti, degli ingegneri che avevano fatto i progetti, e quindi privacy, perché c'è un dato personale, si dice quanto guadagna qualcuno, e quindi non va bene. Ma poi c'era il segreto militare, perché secondo una vecchia legge, alcuni ponti, alcuni diciamo incroci stradali strategici sono soggetti anche a un vincolo di segreto militare, perché il genio militare può utilizzarli per difesa, nel senso far saltare un ponte al momento giusto perché c'è un attacco dall'estero è una scelta tipicamente militare, e che quindi sottopone a questo tipo di segreto. Quindi come vedete il mio lavoro di consulente legale che assiste pubbliche amministrazioni o aziende o privati in quest'ambito deve tenere conto di tutte queste, di questi ambiti, di tutte queste competenze. A volte mi faccio assistere da colleghi, perché cioè, non ho così la scienza infusa, quindi a volte, cioè, ad esempio l'ambito militare non è a me così noto, quindi a volte mi devo appoggiare a qualche collega che ha quella specializzazione. Però ecco, qua stiamo parlando solo dell'aspetto giuridico. C'è poi tutto l'aspetto tecnico informatico, cioè il fatto che gli open data devono essere aperti anche da un punto di vista del formato del file e della messa del modo con cui vengono messe a disposizione del pubblico. Detto molto semplicemente, un faldone di 150 pagine scansionato in formato TIFF, molto pesante, e messo su un server con una licenza open molto aperta, è open da un punto di vista giuridico, indubbiamente, ma è poco open data da un punto di vista tecnico-informatico. Perché? Perché ce ne facciamo poco di quel dato. Dovremmo mettere lì un omino o degli omini che si ricopiano, che in qualche modo fanno l'OCR di questo file pesante e puramente scansionato,
per tirarne fuori del valore, cioè per poterli poi riutilizzare. Perché... aggiungono metadati, no? Come fanno gli archivisti e i bibliotecari, per esempio, nel caso della digitalizzazione. Certo, perché esatto, cioè quindi il dato deve essere in un certo tipo di formato, che deve essere un formato open, e anche lì rimando alla lettura del codice di amministrazione digitale per la diciamo, definizione di formato open secondo la legislazione italiana, però sostanzialmente il formato deve essere open anche dal punto di vista delle specifiche, cioè il formato è open nel momento in cui dal punto di vista informatico si sa com'è strutturato questo formato di file, quindi un formato super proprietario, non so, ci sono dei file, dei software proprietari che costano, la cui licenza costa un bel po' di soldi, pensate alla suite di Adobe, no, Photoshop, quello più evoluto, che costa qualche migliaia di euro, che ovviamente ha il suo formato nativo, quindi quando tu modifichi un'immagine con quel software e vuoi avere tutte le informazioni per poter poi procedere il lavoro, la salvi con un formato che si chiama forse PSD, che è il formato tipico di Photoshop, se ricordo bene. Io quando ero giovine e lavoravo in una piccola redazione di un giornale, usavamo Quark Express, che era un vecchio software di impaginazione, lui aveva il suo formato, e chiaramente quelli sono formati super proprietari, nel senso che li puoi aprire solo utilizzando il software proprietario che ti viene dato in licenza, e a volte anche una specifica versione di quel software. E quindi mettere a disposizione del pubblico quel file in quel formato, non sto davvero consentendo a tutti di rimaneggiarlo e di utilizzarlo, perché si pone appunto un problema di acquisizione delle licenze. E questo, adesso ho fatto degli esempi un po' alti, no? Cioè lo studio di architetti o il giornale che è in pagina, ma se andiamo sul livello più basso, la pubblica amministrazione che mette a disposizione del pubblico un form, un modulo da compilare per, che ne so, chiedere la tessera elettorale, no? Non so, oppure per prendere l'appuntamento, per fare la carta di identità elettronica, e lo mette in un formato Word, DocX particolare, sta condizionando il cittadino ad acquisire una licenza di Microsoft per aprire correttamente quel file. Poi a volte i file sono talmente semplici, per cui anche se salvati in quel formato possono essere aperti anche con LibreOffice, con altri formati, però in alcuni casi si perdono delle informazioni, il file non è correttamente utilizzato. E quindi cosa sto facendo? Io, pubblica amministrazione, sto o da un lato obbligando il cittadino ad acquisire una licenza proprietaria, quindi a pagare un'azienda privata, un'azienda, una multinazionale che tra l'altro raccoglie proventi dall'altra parte dell'oceano, quindi non fa ricadere ricchezza sul nostro territorio, oppure lo sto obbligando indirettamente, tacitamente, ad avere un file, scusate, ad avere un software craccato, ad avere un software non legale, no? Quindi ancora peggio. Quindi il problema della disponibilità delle informazioni, soprattutto in ambito pubblico, in formato aperto, è sicuramente vivo e reale, no? Pensate ai dati sanitari, no? Pensate a quel classico esempio che faccio per spaventare un po' le persone, far capire la centralità del tema dei formati aperti, è quello del soggetto che è cittadino che è ricoverato in un ospedale, che deve essere d'urgenza trasferito in un altro ospedale, e l'altro ospedale che lo riceve non riesce ad aprire la sua cartella clinica perché è salvata in un formato proprietario che quel nuovo ospedale non riesce ad aprire perché non ha la licenza, no? Quindi stiamo parlando di una cosa seria, non una mera questione di lana caprina da giurista, no? Questione da filosofi, ecco, questi che si trovano a fare gli smanettoni del sabato, che smanettano sui dati, certo. Prima ne stavamo Mi parlando, no? No. fai venire in mente, appunto, te lo stavo L'iniziativa sugli open data del Covid. sì, stiamo vivendo un periodo in cui continuiamo a tutte le sere al telegiornale, ma insomma anche se ci colleghiamo con qualunque giornale online, i dati, siamo sommersi da dati, facciamo fatica anche come cittadini a interpretarli, l'andamento, l'R conti, ecco, una serie di dati. E abbiamo a un certo punto assistito in un due o tre momenti di questo anno orribile che abbiamo vissuto e che insomma, purtroppo sta continuando a discussioni su ma la regione non mi ha dato i dati corretti, non mi ha dato i dati in tempo, ha nascosto alcuni dati oppure insomma non sapeva di avere alcuni dati. Questo è un tema che mi sembra,
ci riguardi davvero tutti, no? Quindi di che dati stiamo parlando, Simone? Secondo te quali sono stati i problemi e che cosa possiamo fare, allora, chiedere a chi ci vuole? Allora, io la questione l'ho seguita anch'io da spettatore, c'è un'iniziativa interessantissima che si chiama Dati Bene Comune, che ha proprio scritto una sorta di lettera aperta con una sorta di manifesto dell'open data legato alla pandemia Covid, e ovviamente lì è in questione anche di punti di vista. Secondo il Ministero i dati sono disponibili, è stato fatto tutto nella massima trasparenza, no? Ci ricordiamo che il precedente governo usava a dire che non fa nulla nell'ombra, no? Lavora con la luce del sole, cioè, ci ricordiamo questa dichiarazione, ma infatti su quello dal punto di vista politico non credo che ci siano particolari problemi, dal punto di vista più che altro appunto tecnico legato appunto alla definizione, al concetto di open data, che appunto fa emergere il problema, nel senso che non sono davvero open i dati che vengono forniti sulla pandemia Covid, e quindi innanzitutto non vengono forniti tutti. E quindi, vabbè, mancano dei pezzi sufficienti, quei pezzi necessari per agli smanettoni di dati, a coloro che sono esterni al mondo della sanità, ma che possono magari dare il loro punto di vista, dare il loro apporto per tirar fuori del valore da questi dati, che magari, no, è un discorso di serendipity, cioè a volte coloro che le istituzioni che sono preposte ufficialmente a lavorare sui dati della pandemia sono concentrate nel fare un certo tipo di lavoro e quindi stanno cercando di utilizzare i dati in un certo modo, che è corretto, ma arriva qualcuno da fuori che da quegli stessi dati riesce a tirar fuori qualcosa che semplicemente nessuno aveva pensato di tirar fuori, no? Ed è questa la bellezza, io lo vedo fare con i dati, appunto, le community, prima, dopo magari ne parliamo, legate a OpenStreetMap, dati geografici, dati appunto sul meteo, se ne possono fare veramente di ogni, e lì a volte è lasciato al guizzo di genio del singolo smanettone, del singolo hacker di dati. Sì, sì, è giustissimo, perché mi sembra che perché in realtà mi sembra che il rovesciamento vero che pone la società dell'informazione in una logica di apertura, di openness, sta secondo me nel fatto che il racconto, la presentazione dei dati sia tale per cui ognuno può rielaborare, può fargli le domande che vuole, può elaborare ogni cittadino potenzialmente. Tu giustamente dici ci vogliono gli smanettoni per farlo, ma ci sono anche delle applicazioni che permettono di interrogare, di intersecare i dati in maniera anche personalizzata da parte di chiunque. Cioè i dati sono teoricamente neutrali, no? Sta ai cittadini porsi le domande, porre ai dati le domande che gli interessano. Sì, allora, porre le domande, e soprattutto, siccome la parola chiave, il concetto chiave è estrarre valore, cioè riuscire dal dato crudo, cioè dal dato, no, dato tabellare, una classica tabella in CSV, quindi un formato più neutro e open possibile, cioè un elenco di dati o numerici o stringhe separati da delle virgole semplicemente, che però macinati in un certo modo riescono a tirar fuori cose interessanti. Io ho visto, adesso l'ho visto fare in questi giorni ad amici esperti di Open Data sui dati Covid, il dibattito che era nato era riuscire a capire se il rallentamento nel piano di vaccinazione è dovuto davvero alla non consegna dei vaccini, oppure se il problema è più nella logistica o nella somministrazione, no? E lì davvero sei su un crinale delicato, per cui a seconda di come te la raccontano sembra che il dato sia molto diverso. Invece chi riesce a maneggiare i dati dice: ok, datemi le informazioni crude, ditemi quanti vaccini sono entrati, dove sono stati stoccati e chi ce li ha, e datemi quante somministrazioni sono state fatte, e io ti faccio un grafico o più grafici che sovrappongono queste due informazioni per capire se il collo di bottiglia è dov'è davvero e dov'è, se a un certo punto c'è stato un cambiamento di tendenza. Sta roba qua,
cercate su Twitter, l'avevo coinvolto in questo dibattito Piersoft, che vabbè, è uno dei noti diciamo esperti italiani di open data dal punto di vista più appunto operativo, smanettonesco, inventiamo questo aggettivo. E no, però ecco, per fare sta cosa ci vogliono sti dati, cioè da qualche parte deve esserci la fonte ufficiale e il formato corretto per poterlo riutilizzare. Prima tu hai detto la parolina magica metadati, no? Cioè, giusto anche lì in ottica divulgativa per coloro che non sanno che cosa sono, metadati non sono dei dati a metà, ma sono i dati, sì, tecnicamente i dati sui dati, cioè il dato a volte per essere riutilizzato correttamente in ottica open deve essere descritto, cioè ci vuole un'informazione che ci spiega come è stato raccolto e strutturato quel dato, no? E anche lì questo richiede un lavoro intellettuale non da poco. Quindi un conto è il dato crudo, un conto è la metadatazione di questo dato, cioè aggiungere informazione sul dato stesso, quindi dato sul dato, che dà appunto, che spiega bene, che consente all'utilizzatore di fare cose. È un po' in ottica informatica, come dire, vedere il codice sorgente e vedere il codice sorgente con il suo commento, no? A volte il commento è quello che permette allo sviluppatore di, no, rimaneggiare quel software, quel codice, che magari era funzionante ma fino a quel momento oscuro. Con il commento si riesce a usare, a riutilizzarlo, a usare, in ottica open. Usare, no? Usare. Scusami, tornando invece alla direttiva dati bene comune, no? Cioè, mi ero segnato questo appunto perché secondo me è importante. Cioè, in questa lettera che era stata scritta al 6 di novembre, quindi era l'inizio della cosiddetta, cioè l'inizio, ormai c'eravamo dentro, però è stato il giorno in cui era stato preso il provvedimento sulle zone rosse, sulla divisione in zone, e quindi era la pietra miliare che indica la fase critica della cosiddetta seconda ondata, no? Che poi ci ha preso per tutto novembre e per metà di dicembre. Diceva che si chiede al governo di rendere disponibili, occhio gli aggettivi, rendere disponibili, aperti, interoperabili, nel senso di machine readable, cioè masticabili dalle macchine, leggibili da una macchina, e disaggregati tutti i dati comunicati dalle regioni al governo dall'inizio della pandemia per monitorare e classificare il rischio epidemico, compresi tutti gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, di accertamento e quelli di risultato. Punto. Fare lo stesso per tutti i dati che alimentano i bollettini che con dettaglio regionale, provinciale e comunale della cosiddetta sorveglianza integrata Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità e i dati relativi ai contagi all'interno dei sistemi, in particolar modo scolastici. Tutti i dati devono riportare la data trasmissione e aggiornamento. Cioè, vedete, cioè, un conto è il bollettino, il report che viene pubblicato dalla Protezione Civile tutti i giorni alle ore 17 o dall'Istituto di Sanità periodicamente tutte le settimane, dalla cabina di regia. Altro conto è avere tutto questo livello di dettaglio e soprattutto in formato interoperabile, machine readable e disaggregato. Capite che è un livello di definizione molto molto maggiore, no? Si discuteva molto sui dati sulle scuole, sui contagi nelle scuole, che è un dato appunto che è considerato in modo disaggregato, cioè separato rispetto ai dati complessivi di quanti cittadini in quella regione, in quella provincia, in quel comune, permette per esempio di fare dei ragionamenti sull'andamento, sulla possibilità o sull'opportunità o meno di chiudere o chiudere parzialmente le scuole. Quindi questo era... E io mi ero occupato in un mio vecchio posto, ancora prima di quella lettera, era probabilmente settembre, era quest'estate ancora, della licenza, cioè la licenza che si trovava sul sito del Ministero era scritta male. Cioè, innanzitutto c'era un riferimento a una licenza vecchia, che era, vabbè, il problema, le Creative Commons, così vabbè, adesso non voglio andare troppo nel tecnico, però le licenze Creative Commons fino alla versione 3.0 non funzionavano bene sui dati, perché semplicemente Creative Commons non ci aveva pensato, nel senso che in America hanno una normativa diversa rispetto al diritto europeo e quindi Creative Commons non aveva gestito correttamente il cosiddetto diritto sui generis, che in Europa è il diritto che tutela proprio le banche dati non creative. E quindi Creative Commons con le 4.0 che sono arrivate nel 2013
è corsa ai ripari e ha aggiunto un pezzo. Quindi vuol dire che se io sul sito non ho aggiornato la licenza dal 2013 e me la porto dietro vecchia, a un certo punto questi dati non sono più davvero open. Perché? Perché ho una licenza che non sta licenziando correttamente il dataset. Ok? E avevo segnalato questa cosa, poi per fortuna sono andati ai ripari. Vediamo, adesso vado a cercare il posto. Senti, Simone, scusami, forse dell'aspetto delle licenze cerchiamo di arrivarci verso la fine. Io volevo invece confrontarmi con te da un altro punto di vista, sempre su questa tematica. Allora, mettiamoci nei panni di una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini la loro cittadinanza digitale, cioè la loro piena consapevolezza della situazione, delle informazioni necessarie per conoscere, decidere, partecipare anche alla vita pubblica. Allora, una pubblica amministrazione, che criteri e che metodologie può adottare? Perché nello scegliere quali dati aprire, c'è l'aspetto normativo ovviamente, ma io mi interesserebbe avere la tua opinione su un altro punto di vista. Uno degli aspetti, io non voglio pensare che le regioni che non trasmettevano i dati aggiornati sul Covid lo facessero in modo doloso, provo a immaginare che ci possono essere dei problemi organizzativi, cioè incapacità organizzativa. Quindi una pubblica amministrazione che decide di aprire i dati lo fa perché lo deve fare per legge, diciamo. E no, ecco, questa cosa prova detta. Ma infatti lo deve fare per legge, no, questo poi lo dici meglio tu, ma oltre che questo, quindi deve organizzarsi di conseguenza, cioè deve decidere un flusso di produzione, rielaborazione, una tempistica specifica per cui a una certa data dalla delibera deve rendere disponibili in un formato davvero aperto, perché la norma, il CAD glielo richiede, deve rendere disponibili alcuni dati. Secondo te, dovendosi, visto che sappiamo che tutto in un colpo non è facile innovare la pubblica amministrazione italiana, ne sentiamo parlare da Bassanini, insomma dagli anni 90 di trasparenza eccetera, ma sappiamo che, e lo diceva bene prima Samuele, non è così banale, perché ha dei costi, ha bisogno di ha un impatto insomma economico, organizzativo importante, e le pubbliche amministrazioni hanno spesso altre priorità. Tu che cosa consigli? Come fare a decidere da dove cominciare, per esempio? Allora, il confronto con la comunità, ecco, vorrei avere la tua opinione su questo. Allora sì, cioè, esatto, un'opinione, ma su questo forse sei più preparato tu, nel senso che io appunto vengo da una competenza più che altro giuridica, però innanzitutto diciamo una cosa, che come abbiamo già fatto, come già introdotto tu, non è che sia una gentile concessione, ma è un obbligo giuridico, cioè le pubbliche amministrazioni da ormai un po' di anni, in virtù di alcune direttive europee che vengono chiamate PSI, dall'acronimo Public Sector Information, informazione del settore pubblico, e poi dalle leggi italiane che hanno recepito i principi di queste direttive, l'ultima di queste direttive è del 2019, quindi molto recente, non possono più scegliere, cioè ci sono alcuni dati che sono, diciamo, necessariamente da mettere fuori come open data, ok? Quindi il dibattito è iniziato quando questa cosa non era chiara e si parla appunto del 2009-2010, quando io ho iniziato anch'io a appunto entrare in questo fantastico mondo dei dati aperti. Ma poi la direzione a livello legislativo in tutta Europa è stata quella verso la libera disponibilità dei dati, cioè la libera condivisione dei dati almeno tra pubbliche amministrazioni. Allora, il primo step è stato condivisione di dati tra pubbliche amministrazioni, cioè evitare che una pubblica amministrazione debba continuamente raccogliere un dato che già una pubblica amministrazione ha raccolto e che detiene, e quindi il primo step era quello, obbligare le pubbliche amministrazioni a condividere tra loro i dati. Ma lo step appena successivo, una volta che si è capito come farlo tra pubbliche amministrazioni, il passo non era tanto diverso, cioè adesso metto a disposizione di tutti, anche dei cittadini, senza particolari problemi, vincoli. Cioè io uno delle ossessioni che più vedo nelle pubbliche amministrazioni, così intanto rispondo alla tua domanda, è quello si riassume nella frase: ma se poi qualcuno ci guadagna, punto di domanda, cioè il dirigente della pubblica amministrazione incaricato, l'assessore o il sindaco, che ne so, che deve prendere questa decisione, si lascia imbottigliare e impaurire da questa
da questo è paradossale, no? Visto che insomma, le parole chiave della politica di oggi sono aiutiamo le imprese, aiutiamo i cittadini, supportiamo no, lo sviluppo, quindi cioè, è paradossale. È paradossale anche per una banale questione, cioè che se qualcuno ci guadagna vuol dire che è stato bravo e soprattutto la pubblica amministrazione, cioè il comune che, no, facciamo l'esempio concreto, il comune che espone i dati dei mezzi pubblici, quindi gli orari, che ne so, il tipo di mezzo utilizzato, la capienza di ogni mezzo, li mette fuori in un formato open con una licenza open e se poi qualcuno ci guadagna, caspita, vuol dire che c'è stata una startup locale brava che è riuscita in qualche modo a quello che dicevamo prima, estrarre valore anche economico, quindi creare del business e quindi dare del lavoro sulla base di dati che erano disponibili per tutti, perché è questo che dobbiamo ricordarci, cioè non è che togliamo qualcosa a qualcun altro, cioè l'azienda che riesce a fare business su qualcosa che trova sul sito del comune in formato open con licenza open, lo sta facendo su una cosa che anche altre sue concorrenti potrebbero fare e quindi non viene tolto niente alla cittadinanza, cioè quel dato, quell'informazione, quel dato, il comune XY lo deve comunque raccogliere, lo deve comunque gestire e adesso, da quando ci sono le nuove direttive, lo deve comunque mettere fuori. Quindi l'ossessione del se poi qualcuno ci guadagna, allora voglio vincolarlo in qualche modo, allora se qualcuno, metto la licenza open, no, ad esempio, ma per, metto una licenza open, ma per far scaricare il dataset chiedo che la gente si loghi, così voglio sapere chi l'ha scaricato. Ma no, cioè, cosa te ne fai di questa cosa, di aggiungere questa barriera che a parte che è discutibile perché va in conflitto un po' anche con la licenza open e con le norme. Però vabbè, al di là di quello, cioè, cosa te ne fai come pubblica amministrazione? Cosa ti cambia? Quindi alla domanda se poi qualcuno ci guadagna, io rispondo con la domanda e a te che cosa cambia? Cioè, a te pubblica amministrazione. Però hai fatto il tuo mestiere, insomma. Questo no? Deriva da una... Hai creato ricchezza, un'occasione di ricchezza, un'occasione di lavoro. Sì, certo. Cioè, ma temo che derivi da una questione proprio culturale della gestione della pubblica amministrazione che è un po', come dire, ottocentesca, adesso senza offesa, cioè, però viene un po' da questo, no? Io ho letto un libro che è La burocrazia, mi sembra. Storia della burocrazia sarà. Storia della burocrazia, che è del Mulino, quelle edizioni sì, di sì, storia della burocrazia, pagine, no? Sì. Che ti fa capire come la burocrazia è endemica, la cultura della burocrazia è endemica alla pubblica amministrazione italiana, per cui ovviamente il burocrate ha un controllo, cioè riesce ad esercitare un controllo e quindi è una forma di potere, quella aggiungere paletti, a volte insensati, perché è proprio tipico della burocrazia, no? Sì. E quindi il burocrate si sente padrone, fra virgolette, dell'informazione pubblica. In realtà no, il burocrate è un servitore dello Stato, è semplicemente uno che ha l'incarico di custodire e raccogliere quel dato, ma non è lui il proprietario. Quindi anche il discorso della proprietà intellettuale, e torniamo sul tema, ma è carissimo, no? È un tema un po' anche lì, un po' stucchevole e che lascia un po' il tempo che trova. Cioè, che proprietà intellettuale può avere una pubblica amministrazione che comunque come mission istituzionale per legge deve raccogliere quel dato e lo deve mettere fuori. Quindi il tema delle licenze si risolverebbe, delle licenze open su questo tipo di dati, cioè quelli che sei comunque obbligato a raccogliere e a mettere fuori, con un provvedimento di legge, un testo di legge, un articolo che andrebbe a toccare... aggiungere un paragrafo all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore in cui si dice che sostanzialmente non c'è nessun tipo di copyright di diritto d'autore da parte delle pubbliche amministrazioni su questi dati. Si potrebbe fare in 5 righe, c'è una mia proposta anche di articolo già scritta, non l'hanno voluto fare, hanno voluto fare un giro molto complesso che è il cosiddetto open by default, per cui articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale, cioè se una pubblica amministrazione non mette una licenza open, si dimentica, diciamo, non vuole farlo, allora il cittadino può trattare quel dato come se fosse open. Un arzigogolo, sì, un barocchismo per fare una cosa... modo per rinviare la decisione. Ecco, ma perché appunto la questione che a me sembra sempre molto interessante è... Lo dico, io non sono un amministratore pubblico, ma insomma provo a mettermi, insomma anche a me è capitato di collaborare, di discutere con gli amministratori su, in merito alle materie che mi riguardano, che sono quelle più documentarie. Quanto è importante per un'amministrazione ascoltare la propria comunità? E la propria comunità è fatta di cittadini, naturalmente,
ma anche di imprese. Quindi spesso appunto sentiamo parlare, supportiamo le start-up, aiutiamo a costituirsi le piccole aziende, l'innovazione, la smart city, eccetera. Tutto questo la pubblica amministrazione può creare le condizioni, facilitare le condizioni per cui l'iniziativa innovativa di impresa si possa sviluppare facilmente, più facilmente, quindi dare spazi, fare i premi, insomma, ci sono tante modalità, ma anche, come dire, alimentare, il mercato dell'innovazione sull'informazione con le informazioni. Anche su questo si attiva un mercato, a questo volevo arrivare, no? Mi vengono in mente, non faccio nomi, ma dei software, delle aziende che hanno messo a disposizione, hanno fatto dei pacchetti, di applicazione, dei pacchetti software per le pubbliche amministrazioni che le facilitano nel, raccogliere, rielaborare e aprire i dati che riguardano le attività della pubblica amministrazione, quindi le decisioni, i dati quantitativi, i dati finanziari. L'aspetto cartografico su cui poi vorrei chiederti un piccolo approfondimento, perché è un tema secondo me molto interessante. Dicevi prima OpenStreetMap, magari diciamo che cos'è, perché secondo me è molto interessante. Ecco, anche questo è un mercato, anche queste sono aziende spesso giovani che aiutano la pubblica amministrazione a fare quello che dovrebbe per legge fare. Quindi secondo me è un circolo virtuoso che per qualche motivo, in parte quello culturale che dicevi tu, cioè un'idea della burocrazia come proteggo il mio ruolo e non mi apro, non condivido troppo quello che faccio, non magari per motivi appunto perché si ha paura di essere chiamati in giudizio, ma insomma anche semplicemente proprio per una mentalità, un meccanismo di funzionamento. E dall'altra lato c'è appunto poca attenzione reale ad attivare. A attivare appunto il riuso virtuoso. Mi viene in mente un esempio, scusami, parlo un momento io perché voglio fare degli esempi concreti. Adesso poi ti chiederò qualcosa sulla cartografia perché hai sicuramente dei bei racconti da fare. Mi viene in mente un esempio di un progetto che abbiamo provato a sostenere come Università di Macerata subito dopo il terremoto vi ricordate, dell'agosto e poi dell'ottobre del 2016 sull'Appennino centro italiano. Terremoto che ha coperto un'area, ha interessato un'area la più ampia dei terremoti recenti. Un'associazione, appunto, un'associazione non a scopo di lucro, aveva cercato di costruire un aggregatore, cioè un raccoglitore di dati aperti che riguardavano tutte le iniziative che riguardavano la ricostruzione. Tutte le decisioni di carattere economico, finanziario, cioè la decisione compriamo questo, acquisiamo questo, ricostruiamo questo, di tutte le pubbliche amministrazioni, dal livello più macro, che era il commissario per la ricostruzione, alla regione, alle province, ai comuni, cercando di raccogliere tutti i loro dati e renderli disponibili con dei report, sia in modo aperto, totale, appunto disaggregati, sia con dei report, periodici per cercare di informare i cittadini su che cosa effettivamente si stava facendo. L'obiettivo, secondo me, era veramente molto, molto culturalmente molto importante. Andare contro l'odio social, che è facile, no? Ah, non stanno ricostruendo niente. Magari è vero, magari non è vero, però vorrei poterlo misurare. E dall'altro lato, dare uno strumento alle pubbliche amministrazioni per essere pienamente trasparenti e dimostrare il lavoro che stanno facendo, perché poi le decisioni dei cittadini non sempre si basano su dati certi. Il problema, lo dico da archivista e poi cambiamo discorso, era che le delibere di spesa, soprattutto del livello dei comuni, erano prodotte con un software che è abbastanza diffuso tra i piccoli comuni, che produceva dei file in PDF, cioè dei file statici, chiusi, in cui l'oggetto della decisione era personalizzato, cioè ogni comune, ogni funzionario ci inseriva la frase che voleva. Considerazioni, sapete il linguaggio burocratico, alle volte è indiretto, non è mai molto chiaro. Allora, la cosa che avevamo cercato di fare come Associazione Nazionale Archivistica Italiana delle Marche era facilitare i comuni nell'utilizzare un linguaggio standardizzato. Napoleone aveva definito che ogni delibera deve riguardare un solo oggetto e che gli oggetti dei documenti devono essere, come dire,
standardizzati. Questo perché? Perché è importante per ritrovarli. Allora, gli avevamo cercato di aiutare dandogli delle parole chiave che devono essere sempre usate nelle libere, in modo da poter fare questa rielaborazione. Ecco, questo vi faccio un esempio di un progetto che partiva dal basso, partiva da un'associazione, da un no profit, insieme a un'associazione di professionisti, ma che aveva avuto l'interesse da parte dell'ANCI regionale delle Marche, da parte della regione e di alcuni comuni, non di tutti. Ti chiedo se hai in mente qualche esempio interessante invece di e sull'importanza dei dati cartografici, cioè della base cartografica, perché è importante non utilizzare, come per esempio il Ministero dei Beni Culturali ha fatto per tanti anni, software proprietari, ambienti proprietari, che poi quando si vanno a leggere ci risulta questo computer non è autorizzato a entrare in questa base cartografica, e a quel punto il servizio crolla. Uno dei dibattiti più antichi, che forse adesso si è risolto, era quello sui dati del catasto. I dati del, cioè, allora, tu sai che la visura catastale è una cosa che si paga, no? Cioè, qualsiasi... E quindi anche lì è un business, cioè, perché non solo c'è la fee amministrativa, cioè la tariffa che tu versi al catasto per avere la visura, per avere l'informazione, che appunto sarebbe il lato più facilmente modificabile, cioè... Visto che il catasto è un ente pubblico, previsione di legge che dice che niente, il catasto non deve più, quella non deve essere più una forma di proventi, ma il catasto viene finanziato in altro modo e quindi quel dato è aperto. Il problema qual è? Che quasi sempre queste misure passano attraverso degli intermediari che da anni, da decenni hanno creato questo business e difficilmente molleranno l'osso, diciamo, no? Perché si sono create una serie che legittimamente c'è una serie di servizi di intermediazione per cui tu la visura la chiedi al, che ne so, software X, all'azienda, il geometra che ha comprato la licenza di questo software si fa pagare, ci aggiunge il suo per il lavoro di confezionamento e il fatto che io te l'ho scaricata e te l'ho selezionata, la mia competenza per dirti che questa è quella più aggiornata rispetto a quella che avevi tu e via dicendo. Quindi questo è un vecchio dibattito, non sono proprio dati cartografici, lì siamo ancora più a livello... I dati cartografici sono ad esempio quelli di fiscali del... con una base cartografica, diciamo, no? Esatto. Quindi c'è anche lì un po' di privacy, c'è un po' di riservatezza, c'è sui dati fiscali, quindi effettivamente... Sì, sì. I due i famosi... Il giorno tal detali, che è nato il giorno tal detali, certo. Che risiede in un luogo tale, ecco, questi sono... Allora, io, sono pubblici. Io collaboro da come consulente da anni, la cosa è pubblica, si può... è nota da ormai da 6 anni, dal 2014, quindi quasi 7, con la fondazione GEM, Global Earthquake Model, si chiama, il GEM l'acronimo sta per modello globale per terremoti. Sostanzialmente fanno delle mappe, cioè hanno non solo delle mappe, ma una piattaforma che si chiama OpenQuake, che è un software e piattaforma che sia software che puoi scaricare open source, sia piattaforma che puoi utilizzare diciamo in cloud, per il calcolo del rischio sismico a dei livelli molto molto avanzati. Per cui all'interno di questa piattaforma ci sono anche i cosiddetti modelli, cioè non c'è solo un'attività di mappatura storica dei terremoti, ma c'è la cosiddetta modellazione, cioè un algoritmo, una espressione matematica che ti dice la probabilità, non tanto che si verifichi un terremoto, perché sappiamo che il terremoto non è un evento prevedibile, ma il quanto rischio hai se si verifica un certo tipo di terremoto su quell'area? È un rischio che si può dividere in hazard e risk a seconda dell'aspetto. Uno è il rischio, puramente geologico, cioè il tipo di scossa che si verifica su quel terreno, e poi il rischio su gli edifici e le strutture che hai costruito su quel territorio, e ha anche un rischio che possiamo chiamare, che loro chiamano social vulnerability, cioè la vulnerabilità sociale, cioè il fatto che lo stesso, a parità di scossa di terremoto e di terreno, a parità di edificio costruito, se quell'edificio è stato assicurato o meno, hai un diverso tipo di impatto sociale, cioè i cittadini che avevano la casa lì, se sono assicurati e vivono e fanno parte della classe ambiente benestante della City di San Francisco, hanno probabilmente una resilienza maggiore rispetto al cittadino della
che vive nello stesso magari un edificio identico, simile, però in un'altra zona, oppure senza una copertura assicurativa. E lì mettono a disposizione dei dati, che sono anche delle mappe di rischio sismico molto precise, a cui tu puoi andare ad un livello appunto di definizione molto elevato, a volte così elevato, come dicevi tu prima, che vai a toccare quasi l'aspetto privacy, perché se io vado ad un livello di definizione così basso, per cui riesco ad arrivare a un singolo edificio, e quell'edificio è una villa dove vive una singola famiglia, io sto di fatto dicendo, parlando anche solo del rischio sismico, però che tipo di situazione economica ha questa famiglia. E se io vado a dare questo dato in modo così verticale, può essere che questa famiglia non abbia più possibilità di assicurarsi, perché nessuna assicurazione vuole assicurare una casa costruita sulla faglia di, su, oppure ai piedi del Vesuvio della faglia di San Andrea, ok? Quindi sull'Appennino marchigiano. Sull'Appennino marchigiano, oppure e quindi la base cartografica libera però diventa uno strumento di governo, come giustamente stai evocando. Certo. Per cui appunto il problema è che non è prevenire i terremoti, non è prevedere i terremoti, il problema è fare in modo che le case siano costruite nel modo giusto. Esatto, è la gestione del rischio. E questa, come sappiamo, le alluvioni, i ponti che crollano, chiamato risk assessment, cioè la corretta gestione del rischio. E guarda che la stessa cosa viene fatta con la pandemia, cioè nel senso, noi ci siamo accorti che non ci eravamo preparati adeguatamente, perché, ma semplicemente perché nessuno pensava che una cosa del genere sarebbe successa. Poi vai a intervistare i virologi, gli epidemiologi, e ti dicono: ma guarda, che sta cosa era in conto da anni, no? Cioè, io era circolato, mancava il piano pandemico. Un farmacista mi ha tirato fuori un libro in cui si era laureato lui, quindi del 2008-2009, in cui c'era un paragrafo che diceva che la prossima pandemia sarebbe stato un virus di carattere respiratorio passato dagli animali, cioè era una roba abbastanza nota, eppure i governi di praticamente tutto il mondo non avevano davvero considerato il rischio, probabilmente per una sottovalutazione, oppure perché alcune cose non le vuoi vedere perché, come dire, ti obbligherebbero poi a prendere delle decisioni che nessuno politicamente vuole prendere. Di tagliare sulla sanità pubblica, per esempio. Fin quando non ti trovi di fronte alla questione che devi chiudere la Lombardia da una notte con l'altra, e io ti ricordo che sono di Lodi, ho saputo prima di tutto il resto d'Europa cosa voleva dire. No, vabbè, non sono di Codogno, però sono di Lodi, però diciamo 15 giorni prima degli altri abbiamo visto cosa voleva dire. Adesso stiamo un po' uscendo dal discorso. Secondo me siamo sempre all'interno di questo ragionamento, però vedo domande, esatto, ci stiamo avvicinando alla fine. Io ti vorrei chiedere, perché un tema su cui so che tu hai lavorato molto, che insomma, visto che ci ospitano gli amici del sistema bibliotecario di Fano, insomma, con il supporto dell'AIB e della NAI, ci dici qualcosa sui dati, cioè sul livello di apertura dei documenti nel senso documenti bibliografici, dei libri per capirci, e dei documenti archivistici? Il discorso si farebbe troppo complesso e quindi non voglio annoiare chi ci sta seguendo, ma soprattutto l'aspetto dei libri. E poi magari se hai qualche suggerimento di libri da darci per chi volesse, dopo aver seguito questa nostra chiacchierata, che necessariamente si è dovuta tenere, come dire, un po' sul livello, come si dice, sguardo d'uccello, che volesse approfondire questi temi. Grazie. Allora, io mi sono trovato ad occuparmi della proprietà intellettuale sulle schede di catalogo, no? E all'epoca, più che non mi era stato sottoposto da un archivio, ma da una sovrintendenza, quindi era un aspetto archeologico, però sostanzialmente stiamo parlando della stessa cosa, cioè nel senso la scheda di catalogo può descrivere un capitello corinzio trovato scavando le fondamenta di un nuovo centro commerciale vicino a Roma, oppure può essere la scheda che descrive un manoscritto ritrovato spostando uno scaffale in una biblioteca, no? La scheda di catalogo
è interessante dal punto di vista della proprietà intellettuale. Perché? Perché in realtà è uno schema standardizzato in cui il catalogatore inserisce semplicemente delle informazioni, quindi non ha una libertà creativa vera e propria, ma nello stesso tempo mi è stato fatto notare che l'attività di catalogazione a volte richiede una competenza intellettuale, una specializzazione su quell'argomento, su quel tipo di documento, su quel tecnico-scientifica, tipo di tecnico-scientifica, diciamo, elevatissima, per cui fatta la scheda di catalogo fatta da, che ne so, il neolaureato in archeologia e l'esperto che ha 20 anni di carriera alle spalle, cambia non da poco, perché l'esperienza, l'occhio clinico fa sì che le informazioni inserite in questa scheda di catalogo siano particolarmente, come dire, opportune, invece se non c'è esperienza magari no. Però il discorso era: ma che tipo di proprietà intellettuale c'è in un oggetto, in un documento in cui io non faccio altro che inserire, no, non so, la data, la collocazione, cioè, quindi è davvero un'attività intellettuale? E lì era, insomma, non se ne usciva benissimo, nel senso che entriamo su quel tipo, in quel mondo del diritto in cui valgono ancora molte le opinioni, e finché non c'è la cosiddetta giurisprudenza consolidata, no? Noi giuristi, quando entriamo in quel vicolo cieco dei settori non ancora esplorati, dobbiamo cominciare a dire: ah, boh, non si sa ancora bene come sarà, perché non c'è giurisprudenza, vuol dire che i giudici non si sono ancora espressi solidamente e costantemente su un argomento, quindi non si sa bene, bisogna andare un po' Ma te lo faccio subito io un esempio critico sulle scade di catalogo, perché è un esempio che conosco molto bene. I dati geografici, richiudiamo il cerchio. Se io dico con esattezza che quel dipinto è in quell'altare di quella chiesa in cima al monte, sto costruendo uno strumento di prevenzione, di intervento, di programmazione del restauro. In caso di terremoto so esattamente che cosa è stato a rischio e cosa potrei trovare io, protezione civile, all'interno di quella chiesa. Però al tempo stesso dicono, per esempio, la Conferenza Episcopale Italiana, sono dati riservati, e perché in realtà si sta dando uno strumento ai ladri d'arte. E quindi il problema è Era trovare l'esempio che l'equilibrio, dicevamo prima, sì. Allora, la trovare cosa l'equilibrio è tra la... interessante, perché allora, seguendo la community appunto di OpenStreetMap, no? Ad oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi, cioè questo aggeggino qua da 100 euro, quindi neanche quello più, che ha un GPS, io posso geolocalizzare qualsiasi tipo di oggetto o evento o luogo in modo estremamente preciso. E quindi quell'informazione che tu hai raccolto, in realtà la può raccogliere chiunque, cioè vado in questa chiesa, vado a sentire la messa, quindi sto andando come semplice fedele oppure come semplice turista che va a visitare la chiesa, e con la mia applicazione mi geolocalizzo e dico: qua c'è questo dipinto che, leggendo la targhetta, leggendo la didascalia, ha queste informazioni, e la carico su una piattaforma open. Tu dimmi quel dato lì come faccio a vietare che venga caricato e utilizzato, e soprattutto che tipo di proprietà intellettuale ci sarà. Cioè, tu prima hai fatto l'esempio: io catalogatore vengo pagato per fare questo lavoro, ma davvero tu puoi avere una sorta di proprietà intellettuale su quel dato solo perché tu sei stato il primo a raccoglierlo? A me Visto sembra che... che la normativa questo non lo consenta, cioè No, è allora, proprietà del soggetto che ti ha pagato per farlo. Ah, ti sì. assicuro che ci sono alcuni soggetti che cercano di utilizzare l'argomento della proprietà intellettuale per dire: ah, noi abbiamo raccolto per primi il dato, abbiamo fatto un investimento rilevante per fare questo tipo di catalogazione, quindi riteniamo di avere una proprietà intellettuale. In questo caso sarebbe il famoso diritto sui generis, cioè il diritto sui generis è quel diritto che non scatta tanto per l'attività creativa intellettuale, ma scatta perché c'è il rilevante investimento. Però deve essere di una banca dati, cioè il diritto sui generis, così finalmente arriviamo all'aspetto a me tanto caro, che è la gestione degli open data dal punto di vista giuridico. Il diritto sui generis è un po' bastardo, tra virgolette, però nel senso che è bastardo, nel senso che è misto, non si capisce bene, è un po' copyright, è un po' diritto sull'investimento rilevante, che quindi non c'entra nulla. Il diritto d'autore si è sempre basato sull'attività creativa, un minimo di attività creativa, ma andare in un luogo e schiacciare il tastino del GPS non è creativa in nessun modo.
È semplicemente io mi sono preso lo sbattimento di andare sulla montagna e fare e schiacciare il tastino. Non è un'attività intellettuale, è un'attività diversa. Però perché sia coperto da diritto sui generi, se non deve essere un singolo evento, ma deve esserci una banca dati, cioè deve esserci un lavoro di raccolta di questi dati. E lì entriamo nel thriller del il catalogatore cosa fa, una raccolta di dati o sta semplicemente inserendo una singola informazione? Davvero, adesso apriamo un vaso di Pandora che non è il caso di aprire. Queste cose le ho spiegate bene, così intanto cito i libri. Ecco, sì, faccio vedere allora, i libri, esatto. Grazie. Cioè, la tutela delle banche dati, come funziona questo diritto sui generis, è diciamo il passo preliminare per capire poi come funzionano le licenze sui dati. Quindi in realtà dovremmo fare il giro inverso. Prima uno dovrebbe prendersi un po' la briga di capire come funziona questo diritto sui generis, così finalmente capisce perché le licenze open data funzionano in modo un po' diverso rispetto alle licenze per software e le licenze per contenuti. Queste cose le ho scritte, allora, penso che lo vediate al contrario forse, però comunque software licensing and data governance. No, lo vediamo dritto. Sì. Quindi è proprio il mio ultimo, diciamo, ultima creazione uscita con Apogeo a settembre dell'anno di quest'anno. Si trovano varie è sotto licenza Creative Commons come tutti i miei libri, quindi se vi date da fare lo cercate, lo trovate. Ci sono degli estratti anche sul mio canale Slash Share, sui miei profili Zenodo e via dicendo, oppure quello che tu prima avevi citato, il più vecchio, che è il fenomeno Open Data, è del 2014, quindi su alcuni aspetti è superato, però sull'aspetto della proprietà intellettuale in realtà è ancora identico, e tant'è che alcuni pezzi di questo sono finiti anche nel capitolo su software licensing di software licensing e data governance. Per chi volesse una lettura invece ancora più breve, Carlo Piana, che è un amico avvocato, che ha fatto un libro sull'openness in generale, quindi sia software che contenuti che dati, molto divulgativo, molto bello, vedete un librettino veloce, questo si trova anche lui con licenza open, e fa parte della stessa collana in cui escono i miei libri, la collana Copyleft Italia. Comunque, giusto per lanciare un po', però grazie non ho sentito domande dal pubblico. No, pare che non ne siano arrivate, sono arrivate alcune delle cose che ti ho chiesto, in realtà sono arrivate da una discussione interna tra le persone che hanno intorno all'organizzazione di questo evento. Quindi esistono libri open, questa è una novità che dobbiamo forse diffondere a tutti, quindi c'è la possibilità di avere accesso a dei libri con un rimborso molto piccolo, anche addirittura liberi. Allora, chiudiamo su questo, hanno una licenza open, e quindi vuol dire che l'autore e l'editore, che sono i titolari dei diritti di copyright, diritto di proprietà intellettuale, hanno fatto questa scelta, magari un po', pazza, folle, autolesionista, di rilasciare l'opera in modo libero. Vuol dire che chiunque può acquisire il libro, scaricarlo oppure comprare il cartaceo e diffonderlo liberamente, e nel mio caso anche, visto che le licenze sono anche delle licenze che consentono la modifica, quindi anche di farne cosiddette opere derivate. Vuol dire che uno può prendere il mio libro e farne un'infografica, ad esempio, farne un video divulgativo utilizzando pezzi e passaggi del mio libro. La domanda che tutti si fanno quando dico questa cosa è: ma chi te lo fa fare? Domanda che giro più che altro all'editore: chi te lo fa fare? Perché io lo dico molto chiaramente, cioè io il mio lavoro non è fare libri, cioè poi in realtà fare libri porta via buona parte del mio tempo, però un altro, nel senso che la mia fonte di reddito e la mia attività principale è quella di consulente, di formatore. I libri sono per me un veicolo per far capire quello che io dico, che spiego nella mia attività, e anche appunto come diventano poi supporto per la mia attività di formazione e anche di consulente. A volte i consulenti mi chiedono di capire meglio come funzionano alcune cose e dico: guardi, partiamo dal libro X in cui ho già scritto queste cose, e poi da lì si sviluppa la consulenza. Quindi per me diventano un veicolo di promozione e di maggiore visibilità per la mia attività come consulente, come avvocato. L'editore, per l'editore è più delicata la questione, perché in effetti l'editore è il soggetto che vive proprio e guadagna proprio dalla vendita di copie. Nel vecchio modello
Vi lascio, vabbè, se guardate una chiacchierata che ho fatto con Nicola Cavalli nelle scorse settimane, lo trovate sul mio canale YouTube. Nicola Cavalli è il titolare della casa editrice L'Edizione, che pubblica la mia collana. E lui è uno di quegli editori che ha fatto questa scelta, anche lui, di spostare gli introiti della sua società non tanto, cioè, meno dalla vendita di copie e più dalla vendita dei servizi connessi all'editoria. Quindi la sua attività è un'attività di servizi, anche di consulenza verso altri editori, consulenza verso biblioteche, organizzazione di eventi legati all'editoria. Quindi è un mondo... Il rapporto tra gli editori e gli autori, e tra gli editori e le biblioteche è un tema che forse, lo dico agli amici del sistema bibliotecario di Fano, meriterebbe un altro evento, perché è un tema davvero molto interessante. Se vogliamo poi metterci anche l'open access, il problema della protezione, la protezione, ecco, esattamente. Visto che hai parlato di open access, questo della letteratura scientifica, il problema è io scrivo un libro, pago io come ricercatore, pago con fondi della mia università un editore per pubblicarmi una ricerca, e poi la mia università deve comprare quel libro per metterlo nella biblioteca e renderlo disponibile per gli studenti o per altri studiosi. È un meccanismo folle che si sta cercando di mettere in discussione. È un dilemma molto molto delicato. Cioè, adesso stavo facendo vedere il libro di Weller, questo è La battaglia per l'open, sottotitolo molto interessante: come l'open ha vinto ma non sembra una vittoria. Io ho fatto la traduzione, cioè questo è Martin Weller, è il fondatore della Open University, che è appunto uno dei più interessanti casi di università tutta open, basata su un approccio di formazione open, sia dal punto di vista appunto dell'approccio, del metodo e anche dei contenuti che vengono forniti. Vi invito a cercarla. Martin Weller è appunto uno di questi docenti, non è un giurista, lui è un esperto di tecnologie per l'apprendimento, di education technology, potremmo dire, però ecco, un libro davvero interessante che fa capire i punti di forza e i punti deboli della cosiddetta rivoluzione open. Io ho fatto la traduzione, ma essendo questo un libro la traduzione è uscita il mese scorso. È un libro del 2014, quindi quando mi sono trovato a tradurlo mi sono accorto che alcune cose erano già un po' vecchiotte, un po' superate, però è arrivata la postfazione della amica Elena Giglia, che è una bibliotecaria esperta soprattutto di open science, di diffusione della scienza aperta. Ha fatto una postfazione che in realtà non è una postfazione, ma è una sorta di appendice d'aggiornamento, sono quasi 20 pagine appunto, che cerca di collegare dal 2014 ad oggi come si sono evolute le cose. Quindi vi lascio anche questo. È un tema molto interessante, molto complesso. Magari davvero organizziamo un altro evento proprio su questo. Magari credo che coinvolgere Elena si può. La conosciamo, credo, in molti la conosciamo bene. Dunque, io ti credo che se abbiamo raggiunto il tempo massimo, anche l'abbiamo anche superato. Io ti ringrazio molto, Simone, per insomma, per tutto quello che ci hai raccontato. Ci hai aperto, credo, hai aperto tutti noi nuove domande, o hai dato delle risposte a delle domande che già avevamo. Se non ci sono altre domande o questioni da parte di chi ci sta seguendo su YouTube, io vi saluterei, vi augurerei buon fine settimana. Siamo tutti in zone arancioni scure, rosse, insomma, quindi saremo a casa a leggere magari i libri che ci ha suggerito Simone, cominciare a approfondire. Esatto, l'obiettivo di questi incontri, no, essendo divulgativi e durando un'oretta, è chiaro che non possono dare delle risposte, ma fanno nascere dei dubbi, ma è questo. Il saggio è colui che sa di non sapere, quindi adesso sapete di non sapere abbastanza sull'open data, avete una marea di materiale che vi permetterà di sapere, e quindi finalmente diventerete sapienti anche voi. Grazie molto, Simone. Ciao a tutti, grazie, arrivederci.